A proposito di cinema e di Venezia, fan scatenate per l'attore turco Can Yaman. Can Yaman, come vivi il tuo debutto alla Mostra di Venezia? Sono felicissimo di essere qua, per me è la prima volta, sì? Sarà indimenticabile quindi, è una città magnifica, già sono rimasto stregato, andrò via così, è un momento magico per me. È il sex symbol del momento, il bel tenebroso amatissimo dal pubblico femminile. Can Yaman, l'attore turco lanciato da alcune serie di grande successo di Canale 5 come Daydreamer, le ali del sogno, arriva alla Mostra di Venezia e viene circondato dalle ammiratrici, purtroppo non sempre alla giusta distanza. Al festival ci sono altri attori idoli del pubblico femminile come Timothée Chalamet, considerato l'erede di Leonardo DiCaprio, e Antonio Banderas, che Madonna 30 anni fa definì l'uomo più sexy del mondo e che è sempre affascinante e sempre più bravo. Accanto a loro Can Yaman, che a Venezia riceve il premio Filming Italy come personaggio televisivo dell'anno, si conferma come il nuovo sex symbol. Chi sono stati i tuoi idoli nel cinema? Io come idolo ho sempre preso Brad Pitt. O come trasformazione ho sempre emulato, adorato Christian Bale. E le fan lo accolgono con lo stesso entusiasmo con cui di solito accolgono Brad Pitt. Come sanno tutti, ho un ottimo rapporto con le mie fans. Loro voglio un mondo di bene, anche loro mi vogliono un mondo di bene, quindi abbiamo un rapporto bellissimo. Dopo il premio a Venezia, Can Yaman girerà in Italia una nuova fiction di Canale 5, Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi. Da 8 anni che faccio questo lavoro. Fino ad oggi ho sempre girato ad Istanbul, prestissimo gireremo questa serie in italiano, Viola come il mare, per la mia carriera, grande svolta, tutto va benissimo, sono super felice e contento. Poi con uno scatto atletico sale sul tetto della lancia che dal Lido di Venezia lo riporta in laguna e saluta le ammiratrici con un sorriso di arrivederci. La mostra consacra la sua popolarità.